visto che andremo a pescare a lancio a lunga distanza, siamo sui 80-85 metri, non sono lanci esagerati, ma comunque sia una distanza abbastanza importante e considerevole, quindi in fase di lancio bisogna prendere delle precauzioni. Per mia esperienza preferisco, quando devo pescare in condizioni del genere a lancio, di utilizzare piombi fra i 60 e i 70 grammi. Ed ecco qua come si presenta poi il rig che andiamo a lanciare in acqua. Adesso quindi andiamo a lanciare, cominciamo a metterci in pesca effettivamente, perché non sto più nella pelle. Per pescare a lunga distanza a lancio mi servirò di questo nuovo molinello di casa Daiwa. Questo nuovo Emblem 45 ha un'oscillazione molto lenta nel recupero e questo ne facilita assolutamente l'allineamento corretto del monofilo nella bobina. Di conseguenza questo ne porterà un enorme beneficio in fase di lancio, perché una lenza più regolare nella bobina ne facilita la fuoriuscita quando andiamo a lanciare. Un'altra cosa estremamente fondamentale di questo nuovo Emblem 45 è la sua frizione estremamente quick drag. Basterà praticamente un quarto di giro per avere totale apertura e chiusura. Quindi anche in fase di taratura, per quello che riguarda la posa sul picchetto, dobbiamo stare molto accurati, ma specialmente in fase di combattimento col pesce, quando dobbiamo dargli più filo per le sue ripartenze, basteranno proprio pochissimi scatti per dargli quel quanto che basta per dare al pesce una via di fuga e poi richiudere e continuare il combattimento. Questa è stata veramente sudata. Che combattimento! Sono emozionato per una cattura del genere in un luogo del genere. Un ultimo sguardo, poi la rilasciamo.